Parliamo di festival, sì. Così poi vediamo un filmato tratto proprio da festival. Il festival era il programma che tu hai fatto, sì, a Canale 5, in questo studio il venerdì, con degli ascolti notevolissimi, perché oggi è molto più segmentato. No, ma poi allora c'era una grande battaglia sull'audience, c'era una controprogrammazione molto accanita, per cui noi, sì, Gigi Andrea, Zuzzurro e Gaspare, la Birgitte Nielsen, Lorella Cuccarini, il regista Landi, tutti dovevamo lottare contro una controprogrammazione che era fortissima, ferocissima, non so come, contro Kramer, Ginger e Freddy, i grandi film di prima visione. Malgrado questo, ogni sera abbiamo chiuso in testa nella classifica, sì, diciamo, degli ascolti. Ma tu fatichi quando fai i programmi, sì. Io fatico moltissimo. Fatichi facendoli o preparandoli? Io fatico nella preparazione più che nel momento in cui lo faccio, poi il programma lo realizzo, perché dietro le quinte è molto più faticoso allestire una cosa. Fatiche per gli ospiti, per l'organizzazione, certo, bisogna trovare. Mica sei solo, però poi alla fine. Ma io non sono stato mai solo, perché ho sempre potuto contare su un esercito piccolo ma molto robusto di collaboratori. Però al centro dei collaboratori mi metto in primo piano, perché è giusto che mi prenda le responsabilità. Alla mattina, per avere l'ascolto, insomma, la domenica mattina. No, questa sindrome non l'ho presa ancora. Quelli che si alzano la mattina presto, che hanno la telefonata preferenziale attraverso la quale. Non c'è poi. Devo dire che quando ero qua, il presidente mi telefonava presto la mattina qualche volta e mi riferiva agli ascolti. Adesso manca, non ti telefono. No, manca, non mi telefono. Meno Pasquarelli. Vabbè, non lo chiamano. Possiamo testimoniare, non si è mai alzato la mattina per vedere gli ascolti, perché stava già direttamente sveglio tutta la notte, quindi sì, non... Sì, anche perché, lo facevamo. Anche perché allora facevamo molto tardi, perché terminavamo di registrare alle 4, alle 5. Sì, è stata una lavorazione molto, molto sofferta. Poi ricca di soddisfazione, però dal punto di vista fisico proprio molto, molto sofferta. Vediamo, adesso c'è un filmato. Un filmato qual è? Da festival, cioè un numero di acrobati con gag tua. Con sì, sì, lo dedichiamo, è il mio regalo di nozze al presidente che si è sposato. E che, ah, è vero, è vero. Il mio regalo di nozze dal repertorio. Bene. Madonna mia, che serata. Che dramma, che devo fare? Non c'è problema, ti seguo. Sì. C'è la pubblicità adesso. Che? Quanto è bello? Sì. Dove salta? Mancia. Ci vuole il rullo, ci vuole il rullo. Fai un rullo. Vai. Quando salta, piedi sulla mano, ok? Sì. Pronto, è mio. Pronti? Salta! Beh, momento, mica è finita! Che tragedia di puntata stasera, ma che ma... Te fai lo spiritoso! Che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Caro amico, io le voglio molto bene. Okay. Ho molta simpatia per i filippini. Io spero di vederla. Continuiamo a parlare, tanto c'è tempo. Ok. Ci vediamo. Fagli fare quello che gli fa. Che se no. Senti, sta bene, sto come dici. Ok. Sì, che dobbiamo fare? Uno, due, tre, in piedi, eh? Va bene. Ok. Su lì. Uno, due, tre, in piedi. Fai vedere chi sei. Bravo, che grande persona. Ti stavi divertendo, vero? Ti stavi divertendo? In quel momento sì, moltissimo. Cosa sentivi quando stavi per addrizzare? No, perché loro erano tranquilli, la forza che nelle gambe è la verità, che se la fa per campaggio, voglio dire, facciamo tutti quanti, no? delle cose improbe. Poi quando ti rivedi, ha un senso. No, ma questa è bella, ce l'hai fatta. Vabbè, perché può venire, facciamo un attimo due parole così.
la paura di non farlo più sto mestiere, di non farcelo, di non te lo fanno fare più. Sì, io penso che bisogna, chi come noi lo fa da molti anni, secondo me tenere presente questo rischio, è sottodipendenza, della... certo, questo rischio che, dell'esercizio proprio ginnico, che può non riuscirti o perché la rete di protezione più... viene tolta all'ultimo momento. Sì, non te lo dicono nemmeno, magari. Ecco, la paura di non continuare, di non farcela, noi che siamo poi ammalati, drogati di questo mestiere. Vieni, c'è un bambino che vuole. Sembrano due chiacchiere fra amici, in realtà è una seduta di psicanalisi. Sì, certo, infatti siamo in analisi. Sì, no, ma è vero, ma insomma No, stavo dicendo che un mestiere molto bello, il nostro mestiere è molto affascinante. Io penso tutti noi qui, tutti, dobbiamo riconoscere una cosa, che abbiamo una grande fortuna, facciamo un mestiere che ci diverte. Ora, nella maggioranza dei casi, purtroppo, la gente fa un mestiere del quale è scontento, del quale si lamenta perché dice ah che noia l'ufficio, che noi facciamo un mestiere che ci riempie di gioia, e questo è impagabile. Ora, quando c'è il timore che questa gioia svanisca, e allora ti vengono le tristezze. Sì, ti svegli pure soprassalto di notte, vedi, e dici come ha fatto Buongiorno, cioè per dire, no? Buongiorno, come ha fatto Buongiorno, un caso, un caso storico, studiato un nell'università caso... della California, sì, sì, anche, sì. No? Come... No? Caso come di... durata, come dire, come mantenimento, non so, no, tutti zitti. Nei confronti di Buongiorno c'è un. Alziamoci. Nei confronti di Buongiorno c'è piedi. Una certa. Michele? Rispetto per confronti di Buongiorno. Ma Michele? Che c'è? Mike? Cosa stiamo piedi? Non lo so. Noi abbiamo seduti, abbiamo espresso un senso di stima e di affetto nei confronti di Buongiorno. Sì. No. Abbiamo osservato un minuto. Non ha perso niente. No, poi tanto ne parliamo dopo, perché lui doveva essere qui con, perché c'è mi pare Telemike non c'è, e quindi bisognerà pure. Chi non c'è? Come non c'è, dico lui. Telemike. Ma perché fa tre programmi settimanali? A quattro, cinque, quattro. Sta... tutto fa. Bambino, quindi ha da fare, insomma. Cioè, in che senso? Non so in che senso, comunque dice che... Dunque...